Inter, vendita a Investcorp, aumentano i rumor. Cosa succede? Aumentano le indiscrezioni su un possibile interesse di Investcorp per l'Inter. In caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League, che porta circa 50 milioni di euro di benefit, un cambio di proprietà per il club nerazzurro potrebbe divenire più facile. In questo scenario si inserisce Investcorp, il fondo di private equity del Bahrain che lo scorso anno ha provato ad acquistare il Milan, poi finito nelle mani di Red Bird. Ora, secondo il Sole 24 Ore, il fondo degli Emiri vorrebbe riprovarci con i nerazzurri. Per questo, scrive la rivista Middle East Economy, sarebbe in trattativa con diversi potenziali investitori per formare una cordata e raccogliere tra 545 e 654 milioni di dollari per tentare di acquisire l'Inter dal gruppo Suning. Il fondo qatariota sta cercando da tempo di trasferire parte dei suoi interessi nel mondo del calcio, come dimostra l'offerta fatta la scorsa estate per acquisire il Milan. Un investimento redditizio, scrive Middle East Economy. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha sempre negato l'intenzione di vendere la società, valutata dall'attuale proprietà circa 1,2 miliardi di euro. Ha dato mandato a Goldman Sachs e Rheine di trovare possibili soci, ma ha sempre sostenuto di minoranza. Zhang che, entro maggio 2024, dovrà restituire il prestito triennale da 275 milioni al fondo Oaktree. Investcorp è uno dei più importanti operatori di private equity del Medio Oriente. Fondato nel 1982, è famoso in Italia per aver acquisito Gucci. L'attuale presidente è Mohamed Mahfoud Alardi, imprenditore dell'Oman ed ex pilota di caccia. Nel 2023 il fondo conta circa 50 miliardi di dollari di asset in gestione.